Ciao Ayu, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi voglio portare con me nel mio percorso del campionato mondiale, perché domani parteciperemo al campionato mondiale e quindi adesso dobbiamo impastare per domani. Siamo a casa di mia nonna perché ha l'impastatrice più piccola, perché tanto a noi servono poche pizze, quindi andiamo ad impastare. Ayu, siamo arrivati sopra il terrazzo della nonna per poter impastare. Questo è il cuscinino che ha, e eccola qua, la nostra piccola impastatrice per poter fare 2-3 pizze per la gara di domani. Ho la farina nell'impastatrice, misuriamo il lievito, adesso lo sciogliamo dentro la farina. Adesso l'acqua. Il momento del sale. Gira, gira, gira. Ayu, stiamo facendo le pieghe. Questo è il nostro impasto. Ah, ecco qua. Così, così, così. Adesso la prendiamo e la adiriamo nel nostro recipiente. E lo lasciamo lievitare fino a domani. Quindi ragazzi, noi ci becchiamo domani. Ce ne stiamo andando e andiamo a portare l'impasto in pizzeria. Sono lunedì 10 di notte, siamo arrivati in pizzeria, l'impasto l'abbiamo posato e mo ci vediamo domani mattina. Buongiorno ragazzi, sono le 8:10 e stiamo andando in pizzeria per stagliare l'impasto e poi andiamo alla gara. Ragazzi, siamo arrivati in pizzeria e andiamo a prendere il nostro impasto. Buongiorno! Permesso. Eccolo, eccolo qua. Ragazzi, stiamo stagliando il nostro impasto e dopo lo andremo ad arredire qui dentro, perché ci agevola molto quando facciamo le gare, perché troviamo il panetto bello compatto e non abbiamo nemmeno difficoltà per andarlo a togliere nella tavola di pasta. Ecco qua, abbiamo messo le nostre pagnotte a riposare nell'apposita scodella, ovviamente unte d'olio per non far attaccare l'impasto alle pareti. Le pagnotte stanno riposando per poi andare alla gara. E adesso abbiamo preparato il recipiente per mettere il pomodoro che andremo a preparare direttamente alla gara, perché fa un po' caldo, va a finire che diventa acido. Cucchiaio nella carta argentata per igiene. Fior di latte tagliato. Ci vediamo dopo ragazzi. Wagyu, ovviamente in questa avventura non poteva non accompagnarmi mio zio. Sono con io, la maglietta dei campioni. Sono io la vera star. È arrivato con la maglietta dei campioni, questo vuol dire solo una cosa. Nonno. Sei pronto? Pronto? Chi è? YouTube. No. Sei pronto? A fare. Alla gara. Andiamo, Si parte? Ragazzi, siamo arrivati e stiamo andando dentro la mostra per vedere come funziona, per organizzarci. Ragazzi, l'iscrizione l'abbiamo terminata, ci hanno dato il nostro numero e siamo il 17 e adesso stiamo andando alla ricerca di un cinese, perché da bello intelligente che sono ho dimenticato la bilancia, quindi stiamo rovinati. Poi ci hanno detto 100 metri, 100 metri, abbiamo fatto 3 km e questo cinese non si vede, ci aggiorniamo dopo. Ragazzi, missione compiuta, bilancia presa e ora non ci tocca che aspettare alle 3 per la gara. Tra
luogo, è il nostro turno e andiamo a fare questa pizza per questa gara mondiale. Ci vediamo dopo, ragazzi. Allora, zio, la pizza te l'ho fatta assaggiare. Che ne pensi? Onesto, però. A me mi è piaciuta, complimenti. Sia di sapore, la salsa, anche il fior di latte sopra, veramente squisito. Anche la cottura è stata tutto giusto. Ma perché sei caduto di standard jury? Vabbè. Io non sono addetto per fare il giurato. Ragazzi, ci becchiamo domani con le premiazioni. Sempre Forza Napoli. Sempre Forza Napoli, sempre. Ah, e ragazzi, a me in questa giornata, mentre stavo tornando in pizzeria, mi è venuta voglia di partecipare a un'altra gara che parteciperò domani. Però domani vi dirò che gara sarà. Adesso stiamo preparando il nostro impasto. Noi ci becchiamo direttamente domani alla gara, senza che poi domani vi faccio vedere di nuovo il vai e via. Ci vediamo direttamente domani alla gara e scoprirete stesso domani a che altra gara parteciperò. Ebbene, eccoci qua, siamo arrivati al campionato mondiale e la gara che avevo deciso stanotte di partecipare così all'improvviso, eccola qua. La pizza a metro, sì ragazzi, perché al finale in pizzeria ci divertiamo quando facciamo le pizze a metro. Abbiamo deciso di partecipare anche a questa categoria, quindi voglio, senza che ci vediamo in chiacchiere, se riesco a farvi qualche ripresa anche mentre sto gareggiando, che ben venga, altrimenti ci vediamo direttamente dopo. Io sono Laura, grazie a te, Martino. Siamo il 2023, aprile contemporanea. Gara fatta, la pizza penso che è piaciuta, poi non lo so, vedremo più tardi che stanno le prime azioni, però anche Sara ovviamente sta mangiando, non può non mangiare, quindi vabbè, senza ci vediamo in chiacchiere, ci vediamo dopo. Come sapete, pizza a metro fatta. Allora, premio terzo classificato, Remo Puntolo. Con 1700 voti il terzo classificato è Fabio Stanzella, il secondo classificato per Alessandro Della Monica, il primo posto, ecco, il primo posto con 1835 voti a premiare Eugenio Caputo, lui è Carne Alessandro. Un'emozione indescrivibile, veramente è una cosa che mai mi sarei aspettato. Però vabbè, senza che ci perdiamo in chiacchiere eccetera, io vi ringrazio della visione di questo video. Se ancora non avete lasciato un like, lascialo adesso, lascia un commento, e se non sei iscritto al canale iscriviti, e ci vediamo in un prossimo video.